Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la 16ª domenica del tempo ordinario. Ora ascoltiamo la presentazione delle letture e poi il Vangelo accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. Dopo la parabola del seminatore, completiamo in questa 16ª domenica del tempo ordinario la lettura dell'altra grande parabola, quella della zizzania. Se la parabola del seminatore doveva rendere conto della difficoltà della predicazione, del crescere della predicazione e anche dell'allontanamento di alcuni discepoli, la parabola della zizzania vuole rendere conto di un altro grande mistero. E cioè, perché il bene e il male in questo mondo non siano nettamente distinti? Ecco, ci viene raccontato appunto che c'è ovviamente l'opera di un nemico che semina del male, che come la zizzania si avvolge intorno allo stelo del grano buono e cresce insieme, e non si può dividere. Questa divisione sarà operata solo alla fine del tempo, nel giudizio. Il giudizio dunque sarà il momento dei giudizi, appunto, dei verdetti definitivi. La cosa che è molto interessante e che viene posta con grande attenzione in questa parabola della zizzania è la necessità di non venire meno nell'opera del bene, nonostante il contrasto, ovviamente, che la zizzania possa produrre. La prima lettura, il testo del capitolo 12 del libro della Sapienza, ci racconta come la pazienza di Dio attenda e egli non voglia usare la potenza così tanto per fare, ma nel momento in cui si trova di fronte soltanto all'insolenza. Per il resto la sua pazienza aspetta che arrivi a maturazione quel bene che c'è anche, che è posto nella creazione e nelle persone. La seconda lettura, un brevissimo pezzo della lettera ai Romani, dove leggiamo dell'intercessione dello Spirito. La sottolineatura è molto interessante. Si vive dello Spirito, si prega mediante lo Spirito. L'azione di Dio allora rinnova tutta la vita del discepolo e viene incontro alla sua debolezza, o meglio a qualunque sua debolezza. Il percorso allora della vita di fede sarà quello di appoggiarsi veramente sull'opera di Dio in noi, perché quest'opera appunto trasformi tutta la nostra vita. Una parabola che non è lasciata sola, quella della zizzania, ci sono altre parabole a corredo, ma che indicano qualcosa di chiaro. Il regno di Dio è un principio dinamico che trasforma la realtà, precisamente come il lievito. Siamo di fronte allora a una predicazione che vuole rendere ragione di alcune questioni, ma che vuole anche indicarne una via. Soltanto nel mettersi a disposizione di questo regno noi vivremo questa profonda trasformazione. L'avere fede, l'avere fiducia, significherà anche lasciarsi guidare da questo Maestro. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Essa è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata.
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Dopo aver ascoltato con voi il Vangelo, vorrei sottolineare un aspetto. Un'altra parabola, la parabola della zizzania, anche questa ci viene offerta, anche di questa ci viene offerta una spiegazione da parte di Gesù stesso. Una parabola che ci mostra una questione che poi ci accompagna tutta la storia dell'uomo. Da dove è originato il male? Perché c'è il male nel mondo? Come poter sconfiggere il male del mondo? E se Dio è presente, e se Dio è onnipotente, può tutto, perché non toglie, non sradica il male da questo mondo e lascia che il male e il bene coesistano in questo mondo e magari a volte nella nostra vita? Ecco, la parabola intanto dà una risposta importante. La presenza del male del mondo non è frutto della volontà di Dio, nel senso che non è desiderio di Dio che ci sia la presenza del male. E tuttavia è una realtà con la quale ci confrontiamo e viene posto un termine al male, e questo è un aspetto prezioso. Verrà il momento in cui al male non sarà più concesso di sussistere, di esistere, di operare. Il tempo in cui si realizza il giudizio, il momento in cui Dio divide, distingue ciò che è buono da ciò che è male, ciò che va custodito da ciò che invece deve essere eliminato. Ebbene, ci sono quindi, potremmo dire, due punti, uno iniziale nel quale appunto si dà questa coesistenza del bene e del male, e uno finale che è segnato dal distinguere in modo netto, in modo definitivo, questi due aspetti. E c'è poi il momento presente, quello in cui viviamo noi, in cui ci sono le nostre vite, dove i due elementi coesistono e, potremmo dire, secondo l'immagine della parabola, crescono assieme, però per la nostra vita ciò che è prezioso è operare la scelta per ciascuno di noi, la scelta di volersi avvicinare, accostare al bene sempre di più, con la nostra vita, col nostro modo di pensare, col nostro modo di parlare, col nostro modo di agire. Anche se il male è presente nel mondo, non siamo costretti a soccombere alla logica del male. Magari potremo trovarci a soffrire a causa della presenza nel male del mondo, però per ciascuno di noi si dà poi la scelta personale di voler camminare per strade che ci portano a contribuire alla crescita del male oppure no. Quindi non prendiamo la presenza del male nel mondo come motivo per star fermi e lamentarci delle cose che non vanno.
ma per la nostra vita con pazienza e anche con fatica. Però cerchiamo di dare forza invece al bene che può essere realizzato, costruito, portato avanti nella nostra vita. Questa parabola ci dà una parola di consolazione. Tutta l'energia spesa per il bene tornerà poi a vantaggio del bene stesso, perché alla fine di tutto ciò che sarà custodito da Dio e entrerà nella gioia piena è soltanto ciò che appartiene al bene. E oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e arrivederci alla prossima settimana.